Insomma, guarda questi qua. SDC, Van Halen, gli Who. Che cos'hanno che noi non abbiamo? Beh, seguono i video di Piergonella. Guarda, seguono tutti Piergonella. Oh, merdaccia, è vero. Ciao ragazzi, ben ritrovati e benvenuti in questo secondo video di 3 sull'argomento palm muting, stoppare le corde e suonare una ritmica rock, hard rock, con l'idea di fare bella figura. In questo video andiamo a mettere in pratica e quindi a fare gli esercizi che sono stati descritti nel video numero 1, per cui sottinteso troverai il link in descrizione e ti consiglio di lavorarci prima di dedicarti a questo video, anche perché nella prima parte ho spiegato, cercando di essere il più preciso possibile, tutto ciò che riguarda la posizione della mano destra e della mano sinistra quando si suona il palm muting e tutte le problematiche o gli sbagli più comuni quando si esegue o si suona questa tecnica. Detto ciò, passiamo agli esercizi e buon lavoro. Ok, 100 bpm, una nota per click, lo suoniamo anche per semitoni. Questo significa che suono per 4 volte l'esercizio sullo stesso power chord, poi mi sposterò di un tasto e così via per 5 minuti. Dopodiché lo facciamo a 60 bpm, che è molto più lento, e ti consiglio quella velocità se non hai la piena padronanza di tutti i dettagli che abbiamo visto in precedenza. Pronti via. Buongiorno, io Rapino Bank. Niente panico, mi dia subito tutti i soldi. Questo è un negozio di biancheria, signore. Bene, bene. Ti ricordo sempre che in descrizione ci sono i capitoli, quindi puoi saltare da una parte all'altra del video, per esempio se vuoi tenere poi questi video solo per fare gli esercizi, oppure riascoltarti le spiegazioni. Trovi tutto in descrizione. Thank you.
via, fai 5 minuti così per un mese e li vedi i miglioramenti. Adesso 60 bpm, la stessa cosa. Andiamo molto più lenti, vedrai che da una parte è ancora più difficile andare a tempo a una velocità così bassa. Dall'altra ti serve soprattutto per ascoltare con precisione ogni nota, il suono di ogni nota, quelle che devi stoppare e quelle che non devi stoppare. Buon lavoro! Ma vada a fare in... Thank you.
È tutto ragazzi, grazie per aver seguito anche questo video. Ci vediamo al prossimo, al numero 3 di questa serie dedicata alla ritmica e al palm muting, in cui andremo a inserire l'alternate picking, la plettrata alternata, nei nostri esercizi, rendendoli un pochettino più completi e forse anche un po' più complessi. Se ti va di lasciare un commento e raccontarmi come ti sei trovato, oppure se mi vuoi correggere in qualche punto del video, mi fa piacere. Infine, se vuoi tirare una sgommata sull'iscrizione e sul campanello, rimani aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo presto, buon lavoro!